Vi presento Benedetto Campanale e iniziamo. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Benedetto Campanale, lavoro per un'azienda che si chiama Thunder System, di cui vedete il logo qui nelle slide. Sto presentando un pacchetto che si chiama PyMailApp ed è sostanzialmente una libreria Python che serve ad interfacciarsi con le API di MailApp e rendere, diciamo, il lavoro un po' più semplice ai programmatori Python. La libreria nasce perché a Thunder System come obiettivo principale è quello di sviluppare tendenzialmente molti siti web e molte applicazioni web. Il problema dell'invio delle mail è un problema molto presente sia nelle newsletter sia per altri motivi. Infatti, appunto, è un problema, l'invio delle mail massive è un problema diffuso. Oltre alle newsletter, noi abbiamo individuato l'esigenza di inviare delle notifiche delle email. Si può pensare, per esempio, a delle aziende che hanno all'interno dei contatti o comunque dei partecipanti che in qualche modo devono essere notificati di qualche evento e quindi l'esigenza quindi di creare dei gruppi all'interno delle liste delle mailing list e quindi di inviare delle notifiche a questi contatti. Le soluzioni possibili che noi abbiamo adottato è stata quella di abbiamo anche approcciato una costruzione della piattaforma proprio a partire da zero, però ci è risultato molto più utile in alcuni contesti utilizzare delle piattaforme esistenti. Nello specifico oggi parliamo dell'integrazione con MailApp e quindi con le API di MailApp. MailApp mette a disposizione questi punti che vedete qui nella slide come strumenti e sostanzialmente sono una console grafica che forse riesco a farvi vedere pure un pochino l'interfaccia, è un'interfaccia web grafica per poter interagire con la piattaforma, quindi inviare, iscrivere, importare e gestire tutti gli oggetti, appunto la gestione delle liste, dei gruppi e delle email che nel contesto si chiamano recipient, quindi destinatari, l'importazione dei destinatari a partire da file Excel, CSV e quant'altro, le API e i webhook. Noi di questi elementi abbiamo utilizzato i due, quelli evidenziati in grassetto, su cui abbiamo costruito poi la nostra libreria. Ovviamente abbiamo fatto la nostra ricerca nel mondo web, abbiamo visto se c'era qualcosa già di esistente perché non volevamo reinventare la ruota e non c'è assolutamente niente, per cui se utilizzate MailApp come strumento e siete programmatori Python, questa è un'ottima soluzione. Nel talk vi presenterò la libreria utilizzando dei diagrammi UML e quindi qui vi spiego velocissimamente, si vede il mouse, sì, velocissimamente quali sono gli elementi che vado ad utilizzare, ne uso davvero pochi, li vediamo subito. Allora c'è il package che sostanzialmente per noi sarà la libreria, quindi PyMailApp. All'interno abbiamo dei moduli. I moduli nel contesto di PyMailApp, ma anche in generale, si possono immaginare come dei file. Utilizzo la relazione di composizione di UML, la relazione di